Bella ragazzi, sono Daryl, sono tornato qui con un nuovo video. Il video che vi avevo promesso, vi avevo detto che se sotto a quel video avessi ricevuto, già cominciamo bene con i video, per questo ho scelto medicina e non lettere, comunque che se avessi ricevuto del feedback positivo, appunto avrei fatto un video sul come prepararsi per il test, appunto. Io mi presento, sono Peppe e sono al sesto anno di medicina. Quindi sì, qua ci avete proprio l'inizio e la fine. Più o meno, sì, esatto. E vi ho portato lui perché lui già da molto fa video sulla vita dello studente di medicina e non solo, perché appunto che altro fai sul tuo canale? Beh, sul mio canale faccio principalmente appunto vlog su quella che è la vita dello studente di medicina, ma cerco di dare dei consigli, dei trucchetti su come sopravvivere da fuorisede, perché sono un fuorisede, sono calabrese, si sente all'accento, e poi appunto porto quelle che sono le mie passioni, quel fitness principalmente, racchiudo tutto quello che è la mia vita sostanzialmente, cercando di far capire alle persone e soprattutto ai colleghi, stavo cercando di farlo capire pure a lui, esatto, prima, che non esiste solo lo studio a medicina, ma c'è tanto altro, e che focalizzarsi sullo studio è deleterio, ma questo forse ne parleremo dopo anche nei miei video. E quindi consiglio che vedo io, andate a seguire se vi può interessare anche la vita di uno studente in generale, non per forza uno studente di medicina, sì, esatto, perché comunque i problemi degli universitari sono gli stessi, sia se studi medicina, giurisprudenza, lettere o... Io ho tanti ragazzi che mi seguono che sono infermieri, fanno giurisprudenza, quindi totalmente, esatto, giurisprudenza totalmente opposto, però si trovano nella vita che faccio io, perché alla fine quella è la vita degli studenti, a meno che non fate... senza offesa a nessuno, ma è una cosa strana, siete molto liberi della vita di uno studente, appunto, che non lo sentirete mai parlare in gergo medico, ma sempre... Sì, molto colloquiale, esatto, comunque. Allora, io qua mi sono portato a casa sua, ovviamente, come vedete non è una cosa, una location che conoscete. Un po' così arrancata, l'ho portato, casa fuori sede. E vi ho portato dei libri, questi sono i libri principalmente che ho usato io per la cosa, ma poi ci arriviamo, per la preparazione al test. Prima di parlare appunto dei libri o di come mi sono preparato proprio a livello tecnico, vi volevo dire un po' l'approccio che secondo me dovete avere al test. Come dicevo nel video scorso, il test è una cosa a parte. Cioè, non dimenticate lo studio tradizionale, sia di scuola, sia anche universitario, se venite dall'università, perché la preparazione per il test è proprio una cosa diversa, che esula da tutto, diciamo. Più un test, come dicevo appunto, di competenze che di conoscenze. Tu devi saper fare il test e devi prepararti per saper fare solo quello. È come se devi imparare uno sport, se non so, cioè, il judo, il karate. No, ma anche come esempio guidare la macchina. Alla fine poi quando guidate la macchina, prima seconda, non è che state a pensare prima seconda, il test è così, è saper fare ste cavole di domande. Sembra brutto dirlo, ma deve essere quasi una cosa meccanica. Esattamente, A, B, C, così funziona. Esatto, studiando capirete che avete capito come fare il test nel corso del tempo in cui studiate, perché quando vedrete che tanto gli schemi delle domande si ripetono sempre, proprio come struttura delle domande o come quali dovete escludere, quali non dovete escludere di risposte, dopo un po' capirete che si ripetono. Quando capirete quel diciamo algoritmo, mi viene da dire, che c'è dietro, vi si è aperto il mondo e avete capito che forse riuscirete a passare il test. Diciamo non è stato così almeno. Ma è così. La cosa che dovete capire è che qui non si studia per avere una preparazione in generale su biologia, chimica, fisica, ma una preparazione per fare le domande. Quando voi entrate in questa modalità, forse supererete il test, ma se voi studiate per sapere, non... sapere tutta la biologia del mondo non vi porterà a superare il test, perché quando aprite questa domanda qua e leggete nel fiore, dopo la fecondazione, l'ovario si trasforma, dite ah, e poi non trovate la vostra risposta. Perché non la trovate? Perché semplicemente l'impostazione mentale è diversa. Queste domande sono delle cavoli di trappole malefiche, sì, che sì, vi fregano come possono. Quindi, infatti, come ho detto nel video precedente, io ho detto secondo me la cosa migliore è mettersi nei panni della persona che scrive la domanda. Esatto. E capire se io scrivessi questa domanda dove vorrei far sbagliare quello che deve rispondere. Allora, io per quanto riguarda logica non vi posso dare grandi consigli, perché diciamo che ognuno ha quella materia a cui viene naturale, no? E per me è la logica, quindi non l'ho mai studiata, ma secondo me, cioè almeno il mio trucchetto tra virgolette di logica è immaginarmi esattamente la situazione che mi si pone davanti. Se mi parlano di un pizzaiolo che deve fare le pizze in tot minuti e mi dicono che se ne fa 8 in 10 ore, poi mi chiedono quante ne fa in 5 ore, dici, intanto cominci e dici, se quante ne fa in 5 ore, ne farà di meno perché c'ha meno tempo, no? Quindi voi immaginate proprio il pizzaiolo che fa le pizze e
fidatevi che questa cosa aiuta molto, mettervi proprio il caso preciso davanti alla mente, visualizzarlo proprio, perché molti si fermano e cominciano subito, leggono il testo, dicono che devo applicare, quale formula devo applicare, nessuna formula, io non ho mai applicato una formula per un quesito di logica. E questa è logica. Fatevi un'organizzazione di studio. La logica lasciatela per ultima e iniziate le materie. Se non vi viene naturale, lasciatela per ultima, perché è quella che poi comunque dà più punti e quella un po' più difficile, diciamo, da capire. Sì, una volta risolta il trucchetto e via. Andate per schemi, compartimenti, fatevi biologia, fatevi chimica, fisica e matematica, una cosa per volta. Mo' lascio a te la parola perché sei più fresco di me. Ok, io per quanto riguarda fisica e matematica vi dico soltanto che non ho studiate, non avevo neanche le basi, perché ho fatto un liceo linguistico e ho preferito impararmi soltanto le formule a memoria, e infatti sono riuscito a dare con questo a 3 domande al test, che secondo me, se voi studiate bene se studiate bene biologia e chimica e a logica andate bene, neanche vi serve la parte di fisica e matematica. Serve tutto, però se sapete che siete preparatissimi sul resto, vi bastano 2-3 domande di fisica e matematica, e alla fine è quello che ho fatto io. Però su questo ti voglio un po' smentire, cioè nel senso, no, non che è sbagliato, semplicemente che non dovete essere troppo presuntuosi, te l'ho detto anche l'altra volta a te, tu eri convinto di andare bene, c'è molta gente che è convinta, sa tutto, poi il test gli va male, ma non per qualcosa, perché magari tende a tralasciare le mie cose, quindi mettetevi un po' di cagazzo, come dice la No, l'ansia c'avevo pure ovviamente, però io lo dico perché se avessi dovuto studiare tutta fisica e matematica avrei perso 2 mesi, quindi ho preferito concentrarmi sul resto, ho detto tanto quelle sono 8 domande e non... No, come ragionamento è giusto, non è sbagliato assolutamente, io ragiono un po' in senso di cercare di non tralasciare nulla e soprattutto di non essere troppo presuntuosi nel dire so benissimo la biologia, magari veramente sei preparatissimo perché ti prendi l'argomento e lo ripeti così, ma poi al test non riesci a farlo per una serie di motivi. Però per quanto riguarda questo, io per essere preparatissimo in biologia e chimica intendo saper fare proprio i quiz di biologia, non di sapere la teoria, perché la teoria non serve, diciamo, cioè serve ovviamente la base, però dovete saper fare i quiz. Per questo, a proposito dei quiz, io vi consiglio questo, che è l'ArtQuiz. Quell'ArtQuiz è diviso per argomento, per ogni materia ha il suo argomento e quindi tutti i quiz sono fatti per argomento. Quindi voi che andrete a fare sarà semplicemente come quando la maestra mi diceva di ricopiare 100 volte la stessa frase, voi andate a ripetere 100 volte lo stesso argomento, le stesse domande, tutti i casi possibili di quell'argomento, quindi arrivate a fine argomento che addirittura vi viene voglia di saltare le domande perché dite oddio, sempre la stessa cosa, però vi serve perché memorizzate. E allo stesso tempo memorizzate sia la teoria, perché molta teoria si impara anche facendo i quiz. Sarebbe buona prassi dare una letta alla teoria, fare i quiz e poi dalle domande che sbagliate tornare alla teoria. Alla teoria, infatti questo qua è un metodo perfetto, che ho usato anch'io. E quindi vedà, allo stesso tempo voi fate teoria, ma allora voi fate la teoria e allo stesso tempo imparate anche a fare il quiz su quell'argomento, quindi sicuramente al test non vi capiterà la domanda identica, ma la struttura è quella e riconoscete subito che sarà quella e quindi sapete già dove dovete andare a parare. Quindi quello che vi consiglio è non studiate troppa teoria, non vi chiudete con la teoria, non vi fate troppi riassunti, non vi mettete a ripetere, date una lettera alla teoria, andate su quiz, fate quiz tutti, io questo libro lo dovete fare già a raccolazione. Questo lo dovete fare tutto. Dovete vivere le ultime giornate prima del test facendo solo questo. Sono ragazzi che mi hanno scritto dicendo: ah, Giuseppe, perché? Appunto perché faccio dei video su medicina, molti mi chiedono dei consigli. E mi hanno detto: noi ho iniziato a fare test al 15 d'agosto. Ho detto: ma scusami, tu c'hai il test fra 2 settimane e fai i test da inizia a fare i test. No, il test sempre, deve essere una cosa. Ma ragazzi, io posso capire che voi siete la persona più preparata del mondo e sapete pure più di me di biologia. Ma se poi i test li apri. Iniziate a fare test, è come sapete tutte le regole del calcio, ve lo portate all'accesso, aprite e fate test, sì, questo dovete vivere, come il test della patente, sempre per il test, vi faccio questo esempio, sapere la teoria e non saper fare quiz è come sapere le regole del calcio e non aver mai toccato una palla, cioè non potete voi dire io so le regole del calcio e da domani divento Messi o Cristiano Ronaldo, perché non è così, dovete praticarle le cose, no? È lo stesso metodo, la stessa cosa funziona. Vi do un consiglio, seguite tutti quei siti online, Testbuster, ProMed, tutti questi siti online che vi fanno fare le simulazioni. Ogni volta che c'è una simulazione fatela. Se va male,
io lo, cioè, quando facevo un punteggio anche di 3 punti sotto a quello che mi aspettavo, andavo in depressione. Ci sta, succederà, è normale, però vedrete che aiuterà anche quello. Anche la depressione aiuta. Aiuta tanti. Infatti, io come per la mia personale esperienza, io ho fatto un corso, non lo nego, ma più che altro mi è servito il corso non per essere più preparato, ma per mettermi di fronte alla dura evidenza del fatto che io non ero preparato per fare. Cioè, il primo punteggio che ho fatto è stato 22-23, cioè, prendete conto, 22-23, cioè, non è bruttissimo, però mi ho detto, ok, qui io a medicina non entro, mi metto a studiare seriamente. Ed è quella batosta, quella cosa che vi fa stare male, che vi dà la forza per svoltare e capire, finché voi non vi mettete di fronte all'evidenza che, tra virgolette, non siete preparati o siete preparati, quindi con un test e facendo una simulazione veritiera, non riuscirete mai a capire quanto dovete studiare e quanto non dovete studiare. Poi ponetevi l'obiettivo, cominciate a studiare, fate un test, una simulazione qualsiasi. La prima simulazione che ho fatto 33 punti, perché non sapevo né chimica né biologia, andavo bene a logica, perché quella, appunto, come ho detto, mi veniva naturale. Qui 33 punti, 26 sono venuti da logica, ho detto, vabbè, 33 punti non entrerò mai così, quindi mi devo mettere sotto a fare biologia e logica. Ho visto che finita biologia arrivavo sui 40-45, finita chimica mi avvicinavo ai 60. Fare il 60 su una simulazione dei test busters, che è 10 volte più difficile del test reale, fare appunto un 73.8 al test vero. Quindi quello che dovete fare, vedete, appunto, guardare come siete all'inizio, fare una sorta di progress test, così si chiama anche a medicina, lo fanno, e capire piano piano col tempo quanto state migliorando. Vedrete che se seguite queste cose migliorate per forza, è impossibile non migliorare. In pratica diventa il vostro pensiero fisso, la mattina alzate e pensate al test, la sera prima di andare a dormire quante notti insonni perché pensavo a quanto punteggio avrei potuto fare, ho detto io non ci arriverò mai a fare quei 65 punti per test, li vedevo come un miraggio. Però vedete che se praticate fate bene. E quello che vi dico, iscrivetevi, allora a me mi ha aiutato tantissimo, anzi questo abbia fatto un buon 20% del mio test, iscriversi a tutti i gruppi Facebook, le aule studio dei vari siti che preparano al test, dove la gente pubblica le foto dei quiz e chiede spiegazioni. Allora io sono arrivato a un punto, negli ultimi 2 mesi prima del test, la mia bacheca era solo questa cosa qua. Non vedevo più. Per esempio non c'era, però. Non vedevo più nient'altro che le foto dei quiz. Io c'ho proprio in mente questa immagine e vedevo foto dei quiz. Scorrevo la bacheca, era foto dei quiz. La gente che metteva. Però io ogni quiz che vedevo in bacheca me lo andavo a vedere. Prima di leggere appunto tutti i commenti sotto, vedevo se lo sapevo fare. Se non lo sapevo fare, anche se erano le 2 di notte, e ho detto, vabbè, faccio l'ultima, questo, scorro sull'ultima cosa, l'ultima di Facebook, poi chiudo e vado a dormire. Sì. Io facevo così, scorrevo, vedevo che c'era questo quiz. Se non lo sapevo, se non sapevo come si risolveva, andavo su Google e mi cercavo perché, cioè la teoria che c'era dietro a quel quiz. Quindi io ho visto un sacco di quiz, perché ogni volta era così, e non andavo a dormire fino a che non capivo come si risolveva quel quiz. È così che dovete affrontare la cosa, perché ogni minimo dettaglio fa la differenza. A volte io mi ritrovavo alle 2, vedevo questo quiz, e alle 4 stavo ancora a risolvere quella singola domanda. Ma mi è capitato tantissime sere di fare questa cosa. Ci vuole sempre il giusto compromesso nella vita. Magari è un eccesso in questo modo, però è la motivazione giusta, cioè il modo giusto di affrontare. Non procrastinate, perché il tempo è... Sì, ce n'è se iniziate per tempo, ma chi magari arriva dalla maturità e che ha 2-3 mesi in streaming city, questo può fare anche la differenza. Cioè ci vuole il giusto compromesso, ragazzi. Dovete avere il vostro schema mentale e da questo ogni giorno seguire da quella prassi. Decidete di fare fino alle 6 del pomeriggio? Bene, fate fino alle 6 del pomeriggio. Poi fate svago perché giù. Poi la sera vi mettete su Facebook e vi capiteranno le foto di quiz. Mi dà un po' d'ansia. La cosa bella è che comunque tu, quando sei su Facebook, sei mezzo rilassato, ti capita una domanda, dici vabbè dai me la vedo così. E te la vedi, e quando inizi a vedere che tutte le domande che tu guardi le sai fare, lì capisci che passerai il test. Esatto. Ovviamente io non ci sono andato, io non sono andato al test, vado lì, spacco tutto. Cioè io l'ansia ce l'avevo come tutti quanti. Non vi sto a raccontare che ero sta grande cosa, cioè non voglio fare l'eroe. Nessuno, perché non... è uno su 10.000 in Italia. Però sinceramente io lo dicevo a chiunque mi chiedeva come ti senti, io ho detto sinceramente io penso di passarlo il test. Certo, poi quando stai lì non si sa mai quello che può succedere, però
sinceramente mi sento una buona sensazione, perché sapevo di essere preparato. Poteva capitare che non lo passavo, perché io per esempio le prime tre domande sono andato in palla, non le sapevo. Poi mi sono calmato, ho visto che tutte erano semplici, e sono tornato indietro e le ho fatte giuste anche quelle. Allora adesso, detto questo, passiamo al pratico, cioè ai libri che ho usato. Questo l'ho già fatto vedere, e questo deve usare come la Bibbia, deve essere per voi. Questa è la cosa principale. La vostra questo vita. Comunque un altro libro che ha tantissimi, che ha tanti quiz, però se, sinceramente io vi consiglio questo, non mi hanno pagato, cioè, Io ho fatto un video dove consiglio quelli che io ho utilizzato 6 anni fa, ovviamente ci saranno le versioni aggiornate, c'era l'equivalente, mi pare che si chiamasse 6400 quiz, magari vi lascerò da qualche parte il link di questo video, dove erano proprio come questo, che può essere sicuramente altre domande fatte diverse. Comunque cercatevi un libro, che sia l'Art Quiz o un altro, quello che ho utilizzato io, dove ci siano domande su un milione di domande. Questo comunque è l'Art Quiz Studio, quello diviso per argomenti in pratica. Poi, allora, io non avendo una base di teoria, perché venivo da un linguistico, e quindi ho dovuto fare tutto da zero e da solo, e avendo anche tempo, usavo l'Unitutor, perché l'Unitutor è, diciamo, un po' più approfondito, ti dà quelle basi che tutti i testi di preparazione al test non ti danno, perché vanno proprio sull'essenziale, quello che devi sapere proprio per il test. Questo va molto sull'essenziale, però diciamo che è un po' più approfondito, ma non di tanto. Se dovete fare biologia e chimica, io vi consiglio questo qua, perché vi dà un'impostazione di base, se non sapete, se non avete tante basi, ecco. Dopodiché, una volta che ho studiato la teoria su questo, io questo qui l'ho chiuso e non diciamo che non l'ho quasi più usato, perché questo lo leggevo, ogni giorno mi facevo quei 2 capitoli e li fissavo bene. E basta, e una volta che ho finito poi facevo quiz, ovviamente quiz sempre, quindi proprio ogni volta che tu vuoi fare una cosa, anche quiz, cioè sono sempre insieme, stanno. Sì, devono essere indissolubili. Qualsiasi cosa vi dico da adesso in poi, pensate anche, e che vi dico anche quiz, cioè capito, mettetelo insieme. E poi ho usato questo come ripasso, allora io facevo così, ogni mese mi rileggevo tutta biologia da qua, per ricordarmela appunto, no? Perché se voi io ho studiato a novembre biologia, quindi dopo marzo ho cominciato, a fine ogni mese poi mi davo la scadenza e mi rileggevo tutta la parte di biologia, che vi leggete 30 pagine al giorno, ci mettete una settimana, e una settimana vi siete riletti tutta la biologia e ve la rinfrescate. Quindi questo qua è buono per l'alfa test, è l'essenziale, vi dice l'essenziale, però se avete già la base fatta da qua, questo va benissimo, è soltanto per rinfrescate, e poi ovviamente quiz. Quindi questo è come ho fatto io, questo è stato il mio metodo. Mi sono fatto una base con questo che era un po' più approfondito, con l'Unitutor, e dopodiché per rinfrescare la memoria ho usato questo, che era l'Alpha Test. Alla fine, l'ultimo tempo, ho fatto solo quiz dall'Art Quiz. Questo vi consiglio sinceramente di non usarlo proprio subito, cioè fate prima la teoria. Questo qui, una volta che avete finito la teoria, fatevi la quiz negli ultimi 2 mesi, secondo me dovete farlo questo. Concordo. Sono domande molto difficili questi qua, di questi volumi, sono anche più difficili del test. Se le fate quando la teoria è un po' vacillante, solo ansia e non ne rispondete nemmeno a uno, vi ritirate subito e ve ne andate a dormire e andate a mare. Se invece passate per gradi, quindi magari alfa test prima, che sono più semplici, quando queste qua le fate ad occhi chiusi, passate a queste, avrete una la fate, quando ho studiato la teoria da qua, ogni fine capitolo ci stanno quelle 10 domande fatte sul capitolo che avete studiato, che sono buone per vedere se avete fissato i concetti. Allora, questo è quello che ho fatto io proprio a livello tecnico, e molto internet, usate la Wikipedia, usate lo Google. Per il quale potete dire di uno studente di medicina, ma personal trainer. Mai personal trainer, è vero. E no, non pensate, non fate radical chic, Wikipedia va benissimo per studiare per il test. Se dovete cercare per medicina, se dovete cercare una cosa al volo di chimica, vedena, un punto di ebollizione, che ne so, un elemento vi serve, va benissimo. Ho usato un sacco Google, il sito per esempio Chimica Online mi è stato molto utile, perché c'erano esercizi che mi hanno fatto capire come fare gli esercizi di chimica. Io facevo schifo, non avevo idea di dove mettere le mani, da un giorno all'altro ho avuto l'illuminazione e ho cominciato a fare tutto perfetto di chimica. Allora, io personalmente ho fatto anche un corso di preparazione, ne trovate svariati, però informatevi nella vostra zona, da ragazzi più grandi che hanno superato il test. Vi dico soltanto, secondo me non dovete fare quelli che costano 1000-2000 euro, cioè stanno anche a 500 euro corsi buonissimi. Informatevi, secondo me è la cosa giusta. Allora, il corso, vi do il consiglio, non fate il corso per imparare, cioè se dovete andare al corso ci dovete andare già con la base, perché non vi fanno lezione dove stanno lì che vi insegnano perfettamente le cose che voi non sapete. Io
mi sono trovato male la prima volta quando feci il test 3 anni fa. Io mi sono iscritto a un corso di questi, ma non ci capivo niente perché non c'avevo nessuna base. Quando sono andato a quest'altro corso quest'anno, mi è stato utilissimo perché, sapendo le basi, ho rifinito le cose che, diciamo, non sapevo benissimo. E soprattutto sono perfetti per la parte di pratica, perché la parte pratica vi fanno i veri test, vi mettete a confronto con gli altri, vedete anche, fanno una graduatoria, quindi vedete a che punto siete a graduatoria, potete fare le proporzioni e capire, insomma, come, a che punto siete, anche confrontandovi con gli altri, che è la cosa più importante. Fate anche le simulazioni di questi siti online che fanno graduatorie nazionali, ovviamente, del sito, quindi partecipano 3.000 persone, il campione è molto più ristretto, però comunque fate un'idea. E questo essenzialmente è quello che consiglio io. Per quanto riguarda l'ansia, io non so che dirvi, perché ognuno la deve gestire a modo suo. Ci sono varie tecniche, ma magari un po'... Io dico soltanto che non dovete pensare che è la cosa della vostra vita, cioè non dovete andare lì come va. Dovete pensare, io per esempio quando, per calmarmi, penso sempre a cosa farò dopo il test, ma proprio nella giornata, dico che bello, dopo il vedrò di fine il test, così poi vado al chiosco con gli amici e mi faccio una chiacchierata e mi dà quella cosa di vabbè, YOLO. Io ragiono così all'esame, dico come va è finita, soprattutto, cioè nel senso, perché molte volte all'esame dell'università so che comunque è l'ultimo penultimo esame magari della sessione, così dico sti cavoli, dopo l'esame vado in vacanza, come andate andato, firmo, accetto, non accetto. Sì, però... non dovete pensare che lì finisce la vostra vita, capito? Test. E soprattutto una cosa che voglio, mi preme dirlo, non saremo dei geni noi che siamo entrati a medicina e non sarete degli scemi voi che magari non siete entrati, probabilmente siete anche più bravi di me. Semplicemente non vi siete approcciati nel modo corretto, esatto. Ma è una questione di approccio. Non di studio o altro, di approccio. Quindi se voi risolvete la questione dell'approccio anche durante la fase di studio, lo superate. Perché mi ha premuto dirvi che sono uscito con 60? Per farvi capire che non serve a niente essere preparati, essere dei geni per passare questo test. Perché sapete quanta gente che è uscita con 100 è rimasta fuori da graduatoria? Io che sono uscito con 60 da un linguistico invece sono arrivato tra i primi 1000. Cioè, capite che è tutta è diversa la preparazione che ci vuole per il test rispetto a quella dello studio. Quindi dimenticate lo studio tradizionale, dovete proprio reinventarvi, cioè dovete trovare un metodo diverso, è tutta un'altra cosa. Spero di avervi dato appunto tutti i consigli, spero di non essermi dimenticato niente, spero soprattutto di avervi dato qualcosa in più rispetto a tanti video che si vedono online su questa preparazione, perché ce ne stanno tanti in giro. E io ho detto il mio personale metodo, non è detto che il mio personale metodo valga anche per voi, però secondo me in linea di massima la cosa che vedete in testa è che dovete fare tanta pratica, cioè è più importante fare quiz che studiare, dovete sapere più a livello pratico che a livello teorico. Questa è la cosa generale che vale, obiettivamente vale per tutti, poi le varie sfaccettature ognuno ha le sue e basta. Anche lui ha fatto dei video di preparazione al test, dove dava dei consigli del test, dove parlava anche dei primi giorni di università, quindi per chi è entrato a medicina può essere utile andare a vedere qualche video suo, per vedere anche la vita universitaria a livello proprio di medicina com'è, e quindi passateci, come ho detto anche all'inizio del video, e cercate di vedere più video possibili su YouTube per quanto riguarda questi, ma quelle più esperienze possibili, esatto. Io, i miei tempi non c'erano, io sono vecchietto in questo senso, i tempi non c'erano nulla, avrei voluto veramente avere una persona che quantomeno mi raccontasse la sua esperienza, quantomeno mi disse il suo parere sulla situazione, tutto qua. Può essere motivante vedere come si è comportata una persona in questa situazione. Sì. E soprattutto prendete un po' da me, un po' da un altro, un po' da un altro ancora e trovate il meglio per voi. Trovate il meglio per voi, appunto. Da Daryl è tutto, da Peppe anche. Ciao ragazzi. E niente, ci becchiamo al prossimo video e magari faremo anche qualche video con lui in seguito. Forse me ne vado un po' a Tor Vergata. Ci viene a trovare. Cioè, viene per sesto anno, vediamo. Esatto. E bella, ci vediamo al prossimo video. Ciao.